Per cui secondo me alla base esiste solo l'esperienza del suono, consapevole. E di lì ognuno fa quello che vuole. Cose, materiale, roba, diceva Jarmingus, se non sbaglio. È roba che stiamo a fare. A fare questo processo, quindi conoscere, disconoscere o dimenticare per eseguire, è così, è sempre così. La contemplazione. Io penso che non è che c'è da capire, c'è solo da viverlo. Automaticamente c'è la consapevolezza, se tu presti attenzione. In realtà esiste il suono. Poi tutte le convenzioni per poter comunicare tra di noi e fare qualcosa di quel suono. Deve essere consapevole, la consapevolezza viene dalla conoscenza delle cose, dalla sperimentazione.